abituati a fare la spesa in supermercato? Sì, certamente. La voglia, sempre, sempre. Sempre. Allora diamoci una smossa e andiamo a farla, vai. Ecco, quello basta, ne basta una. Ingredienti per 4 persone, 600 g di gnocchi Hop, 50 g di rucola in busta Hop, 50 g di pinoli Hop, 200 g di mascarpone Hop, 50 g di burro fiorfiore Hop, parmigiano grattugiato Hop, quanto basta, sale e pepe, pomodori per decorare. La prima ricetta di oggi pomeriggio, appunto, è della socia Nila, e non sono altro che degli gnocchetti che andremo a condire con un pesto di rucola e pinoli e con l'aggiunta di mascarpone e parmigiano poi alla fine. Un piatto piuttosto semplice ma comunque gustoso ed effetto. Giovanni cosa sta facendo? Sta mettendo i pinoli che sono parte integrante di questa ricetta. Pinoli che ovviamente daranno anche il gusto appunto gradevole a questi gnocchetti. Sarebbe pestato, però per ovvie ragioni qui non possiamo farlo e utilizziamo il mix. Perché la rucola c'ha anche, diciamo, uno spunto leggermente amaro che in qualche modo va bilanciato sia coi pinoli, che chiaramente hanno una componente aromatica tendente al dolce, e con il burro. E con il burro. Stiamo buttando gli gnocchi, eh? Stiamo scaldando un po' questo pesto. Esatto, ora lo scaldiamo, lo diluiamo un attimino con un po' di acqua di cottura degli gnocchi. Aggiungiamo il parmigiano reggiano. Grazie alla sezione soci di Empoli. Nila, contenta del risultato? Li ha assaggiati? Sì, contenta, sì. Li fa meglio? No, la roba è quella. Della rucola, quindi era il mio preferito. Sì, bravissimi, un piatto leggero, primaverile e proprio adatto al momento. Ingredienti per 4 persone, 3 zucchini grandi, 180 g di tonno sott'olio Hop, un cucchiaio di olio d'oliva extravergine Hop, un cucchiaio di happe di Hop, 6 olive verdi e nere denocciolate Hop, un cipollotto, un porro, sale e pepe, basilico per decorare. Zucchini con tonno e capperi. Professore, allora stiamo tagliando i zucchini. Iniziamo grigliando, ora vediamo un attimino se riusciamo a fare la giusta grigliatura, perché il problema con la induzione è quello della temperatura, no? Non può arrivare certo a temperature elevate come lo potrebbe essere la fiamma viva. E poi li andremo ad arrotolare, va bene, con una mousse fatta appunto con tonno e capperi. Questa mousse è fatta appunto con tonno e abbiamo usato il fiorfiore della Coop, che è un prodotto ottimo, devo dire, di qualità. Poi niente, uniamo dei capperi, uniamo appunto le olive verdi e nere, un bel cipollotto che dà appunto personalità a questa ricetta, e poi andremo appunto a riempire questi nostri zucchini che abbiamo adesso grigliato. Con la nostra tasca vado
a preparare dei sandwich, come abbiamo detto. Ad esempio, in questo modo ricomponiamo. Può essere divertente farlo magari a più strati.